Beh, Lele è sempre troppo bravo. Io credo che quel che ho fatto io l'abbiamo fatto un po' tutti. Questa piazza è davvero bella e commovente. Vale la pena di vivere per vederla. E ha gli stessi volti, lo stesso entusiasmo, la stessa età che il movimento Notava ha visto tante volte in piazza. Non solo a Torino, ma soprattutto sui sentieri della nostra valle che abbiamo percorso giorno dopo giorno per dire no ad un progetto devastante, distruttivo per gli esseri umani e per la natura, distruttivo per il futuro che noi vogliamo sia bello e utile e generoso anche per chi verrà dopo di noi. Questa piazza è l'esatto opposto di quel sistema violento e irresponsabile che devasta, uccide, divide. Quel sistema che ci vorrebbe tutti, come diceva Fortini in una sua bella poesia, muti e quieti come le merci impacchettate nei mercanziti, come i visceri lerci dei macelli che vanno nei loro splendidi cacchio. Autoclavi. Ci vorrebbero muti e quieti, ma noi invece parliamo. Abbiamo la nostra voce, abbiamo il futuro che vogliamo davanti a noi. Parliamo con generosità. Non soltanto guardando alla Torino-Lione o alla nostra valle, l'abbiamo fatto sempre e per questo siamo ancora qui. Il nostro Notav è no a tutte le grandi male opere. Non vogliamo che il no alla Torino-Lione sia una comoda compensazione per dire sì al Terzo Valico, sì al MUOS, sia al TAP, sia alla Pedemontana, sì a tutte quelle malefiche infrastrutture che devastano i diritti e fanno gli interessi e i profitti di pochi. Il nostro no non è soltanto il no ad un degrado ambientale, ma è un no all'ingiustizia sociale, che del degrado ambientale è l'altra faccia. Per questo diciamo che non ci piace questa Europa dove il dominio delle banche e delle armi si fa corridoio di traffico e di mercato. Questo paese che nega il diritto di circolazione alle persone, ma le garantisce alle merci, ai capitali, alla delocalizzazione del lavoro da là dove si può sfruttare di più e inquinare di più senza regole. Diciamo no a questo paese che esalta l'alta velocità e taglia i servizi pendolari, che scava mega tunnel e lascia crollare le scuole, che costruisce cattedrali nel deserto e nega il diritto alla casa. E combattiamo, la Valle di Susa è anche una valle accogliente, combattiamo il mondo crudele e violento che innalza frontiere contro i poveri di questo mondo, contro coloro che fuggendo dalla guerra e dalla fame che questo nord del mondo crudele ha imposto loro, vengono a bussare ai cancelli di ferro di questa Europa sempre più crudele ed egoista. La valle che lotta contro il TAV da tempo ormai si fa accogliente, si fa fraterna ai tanti che per non morire in mare o per non morire sulle nostre montagne a noi si rivolgono, ai tanti migranti. E allora siamo contrari a questo paese dove vengono promulgate leggi
di presunta sicurezza, che sono sicurezza per i pochi grandi interessi, come sempre, contro i diritti di tutti. E diciamo no chiaramente a quelle leggi che attraverso il tempo si sono moltiplicate contro i poveri di questo mondo, contro i bisogni sociali. Diciamo no al PD del decreto Minniti e diciamo no alla Lega 5 Stelle del decreto Salvini. Diciamo no perché noi quella presunta sicurezza a suon di manganello, di lacrimogeni, di processi, di migliaia di denunce, noi lo conosciamo bene in Valle di Susa. Diciamo no a quelle frontiere perché sappiamo i loro muri, a cingere il loro cantiere, a sbarrare i nostri sentieri per impedirci di andare a tagliare quelle reti, a riprendere quello che è nostro come esseri umani ed è nostro anche come natura. Chi ha voluto e votato quelle leggi liberticide non può avere nulla in comune con le ragioni del movimento No TAV e con questa piazza così bella, così viva e così generosa. E vorrei anch'io fare un riferimento a quell'altra piazza di qualche giorno fa, una piazza plumbea che ha avuto il coraggio di rievocare la marcia dei 40.000, quei 40.000 quadri che sono stati messi in piazza per tagliare le gambe a quelle conquiste operaie e democratiche che da decenni andavano avanti e facevano paura al sistema. Io quella marcia me la ricordo, non erano affatto 40.000, ma erano sufficienti per imporre la legge del padrone a questa Torino dove non si muore foglia se Agnelli non voglia. E mi ricordo anche l'altra faccia di questa Torino, quella dei lavoratori della Fiat. Mi ricordo i 35 giorni dell'occupazione della Mirafiori e delle altre fabbriche Fiat. E mi ricordo quell'ultimo giorno dove gli operai inalberarono sulla facciata della Mirafiori un cartello che presentava un grande ritratto di Marx, c'era stato lì per tutti i 35 giorni, e una scritta che diceva: avevamo la ragione e la forza, ci è rimasta la ragione, coraggio compagni. E questa piazza così bella e generosa è anche un risarcimento a quella lotta finita male, dopo la quale sono andate avanti le delocalizzazioni, i licenziamenti, la precarietà per tutti, dopo la quale il progresso ha significato devastazione. La piazza di qualche giorno fa inalberava dei cartelli che esaltavano il progresso. Ebbene, quel loro progresso è progresso di devastazione. È progresso di un mondo che va a pezzi. È progresso delle multinazionali. È progresso del transgenico contro un'agricoltura che dovrebbe servire per migliorarlo il mondo. È progresso di una cultura che viene negata a tutti. È progresso di un commercio che uccide i piccoli esercizi di vicinato per alzare, per innalzare, per allargare le cattedrali dei loro templi delle merci. E contro tutto questo noi diciamo no. E questa piazza di oggi è molto più che una piazza No TAV, come molto più che una piazza Sitave era la piazza di quell'altro giorno. È una piazza di persone che riprendono con orgoglio il diritto alla loro vita, che sanno bene dove sta il nemico e decidono di non sopportare più. È una piazza dove la resistenza riparte,
Jalele, e qualcuno prima ricordava che l'8 dicembre del 43 in Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza, per una liberazione che era prima di tutto liberazione sociale. E per questa liberazione c'è un solo modo: lottare compatti, con generosità, perché il futuro è possibile, un altro mondo è possibile. Bisogna volerlo, anche con spirito di sacrificio, ma è anche bello sacrificarsi per dei motivi giusti, per degli ideali generosi e perché tante e tanti possano vivere decentemente e dignitosamente in questo mondo che è sempre più soltanto dei più ricchi, dei più forti, e la desolazione è possibile fermarla. Dobbiamo volerlo. Quindi alla lotta, compagne e compagni.